Allora, il nuovo concetto strategico dell'Alleanza Atlantica prende atto dei cambiamenti del sistema geopolitico e ne ridefinisce i contorni e il quadro. Ci troveremo di fronte a nuove sfide, saranno sfide ibride, quindi che coinvolgeranno non solo la politica, ma anche l'economia, i nostri sistemi informativi, a cui dobbiamo rispondere come Italia e come Europa in modo coordinato e compatto. Le nuove sfide riguarderanno non solo il conflitto in atto con la Russia, ma anche la Cina, che non viene, diciamo, nominato come avversario, ma è un paese che ci pone sfide sul piano dei valori, sul piano economico e sul piano strategico, a cui noi dovremo rispondere. Io credo che in questo quadro, soprattutto come Italia e come Europa, dovremmo porre un'attenzione particolare al Mediterraneo, perché il Mediterraneo non è estraneo a queste sfide geopolitiche, anzi in qualche modo ne diventerà il fulcro.